Dopo la tragica morte di Agustina, 38enne nigeriana trovata priva di vita nel proprio appartamento, si è tornati a parlare di quanti vivano in situazioni economicamente problematiche. Sembra infatti che Agustina sia morta a causa del monossido di carbonio, esalato dalle stufette accese per riscaldare la propria casa, poiché il suo contatore dell'era non era stato attivato, a causa di mancati pagamenti nella precedente casa in via Fiume. Agustina viveva in un appartamento ERP gestito dall'Acer in via Gulli. Nel pomeriggio abbiamo intervistato il presidente dell'Acer, Frattini, per capire quanti siano le situazioni problematiche a Ravenna. A livello provinciale noi abbiamo 4.514 appartamenti a livello provinciale e a livello comunale di Ravenna siamo 2.100 e rotti. Questi appartamenti sono suddivisi in fasce, cioè chi abita all'interno di questi appartamenti fa parte o di fasce particolarmente deboli oppure di situazioni leggermente più sufficienti. Ci può aiutare con una breve sintesi? Le fasce di appartenenza sono accesso, protezione, accesso e permanenza. Queste sono suddivise in base ai redditi del nucleo familiare e vengono posizionate. Nella fase di accesso di protezione la stragrande maggioranza dei nostri inquilini, circa il 55% dei nuclei familiari. Quando si parla di fascia di protezione si parla di famiglie in una situazione veramente critica. Che tipo di affitto, che tipo di costi hanno? Noi andiamo alla fascia di protezione, abbiamo una media di 71 euro a livello provinciale, il canone minimo, quindi più basso, è di 30 euro mensili. Poi abbiamo delle famiglie che versano in particolari condizioni dove i servizi sociali chiedono l'esenzione del canone, quindi non pagano neanche i 30 euro mensili. È chiaro che accanto a queste cose c'è il costo delle bollette energetiche, che queste sono a carico delle famiglie. E i servizi si attivano per far fronte a queste spese che le famiglie hanno. Prima di iniziare l'intervista abbiamo anche parlato rapidamente della situazione di Agustina, che recentemente appunto è scomparsa. In questi casi particolari, quali sono i rapporti, che tipo di comunicazione avviene tra Acer, servizi sociali e in questo caso per esempio ERA? Noi abbiamo una comunicazione che si interfaccia con i servizi sociali, prima era il consorzio, oggi è l'ASP, nel senso che nei casi problematici, cioè la gente che non paga, c'è un monitoraggio costante e prima di procedere con procedure di sfratto e quant'altro abbiamo l'ok dei servizi sociali. Perché sappiamo che molte famiglie, ci sono casi di minori, di persone seguite dai vari servizi, sulle quali non si procede minimamente. Quindi è una situazione monitorata e noi procediamo solo nei casi in cui c'è l'ok dei servizi. Nel caso, nello specifico, della signora era seguita dai servizi, per quanto ne conosciamo. La signora aveva avuto un po' di tempo fa, avevo un altro appartamento sempre a Ravenna, dove aveva anche delle condizioni economiche, dalle dichiarazioni ISE che non erano certo floride, ma non erano neanche dell'indecenza. Poi probabilmente è successo qualcosa all'interno di quel nucleo familiare che ha portato a questa situazione che è sfociata in questo modo molto, molto pesante e tragico. Questi sono i casi che vediamo dove la pratica è passata all'avvocato dopo che noi abbiamo fatto diversi solleciti, quindi c'è una situazione di morosità consolidata che l'inquilino non si è fatto vedere e quindi non ha, abbiamo ottenuto nessun risultato nei suoi confronti, passiamo alla pratica dell'avvocato. Come si vede qui, mediamente l'ultimo anno abbiamo fatto 24-25 sfratti. Prima di arrivare allo sfratto ne passa di tempo e quindi ci sono diversi accessi, che significa fissare una data per l'accesso, muovere persone, ufficiale giudiziario, una cosa complicata.
e abbiamo dei casi dove si può vedere, sono 14-15 accessi. Per avere 14-15 accessi passano mediamente 2-3 anni, quindi questa è la tempistica che noi abbiamo, purtroppo estremamente lunga, e che vuol dire che quelle famiglie che sono in difficoltà, che sono seguite dai servizi, i servizi hanno il tempo per occuparsene. Quelle famiglie che, diciamo così, vogliono far fronte a quello che è una loro morosità, non è che gli strangoliamo, ma c'è un percorso, un impegno che noi chiediamo, che è abbastanza lungo nel tempo, per far fronte e ripianare quello che è loro pendenza.